Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. In primo piano ancora i dati sul Covid: 18.607 nuovi casi di persone risultate positive, crescono ancora i ricoveri, più 66 anche nelle terapie intensive, più 8, altre 13 le persone decedute. Ospedali sempre più in affanno in Piemonte, aperto il 7° reparto Covid alle Molinette. La nostra regione rischia l'arancione per superamento dei ricoveri nei reparti ordinari, la decisione attesa per giovedì. Turismo messo KO dal Covid, la variante Omicron si abbatte anche sul settore ricettivo di Torino. Secondo Federalberghi, i primi due mesi del 2022 potrebbero essere una fotocopia dello stesso periodo dello scorso anno, quando il Piemonte si trovava in zona rossa. Ragazze aggredite a Capodanno a Milano, perquisite abitazioni di giovani anche a Torino. Sono ritenuti a vario titolo coinvolti nelle aggressioni a sfondo sessuale perpetrate ai danni di una decina di ragazze. La politica: il governatore Alberto Cirio, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e l'ex capogruppo PD nella passata legislatura Domenico Ravetti sono i tre grandi elettori scelti dal Piemonte per partecipare alla votazione del prossimo presidente della Repubblica. Il calcio: vigilia della finale di Supercoppa italiana, nella Juventus recuperano Bonucci e Chiellini. Deficit di neve in Piemonte, ci vorranno ancora molti giorni, stando alle previsioni meteo, per vedere altra neve cadere sulle montagne e pioggia a quote più basse. Le luci d'artista illumineranno Torino fino a febbraio, le installazioni avrebbero dovuto spegnersi il 9 gennaio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.